Ciao a tutti, benvenuti o bentornati finalmente su My Beauty Fair. Sono finalmente in grado di filmare un nuovo video, vi chiedo scusa per l'attesa, grazie perché mi avete aspettata. Come sapete, in queste ultime settimane sono state molto ricche e complicate perché abbiamo traslocato nella nuova casa. Ho cambiato lavoro, un nuovo lavoro, e ci sono un sacco di novità e insomma tutte le mie cose, come sapete, come ho già detto mille volte, erano in una completa baraonda e filmare era diventato davvero impossibile. Finalmente le cose, non dico che siano a posto e che siano completamente tornate alla normalità, ma ci siamo piuttosto vicini, quindi posso ricominciare a filmare tutte le settimane. Sto filmando, o meglio sto tentando di filmare, perché questo è il mio primo tentativo, il vlog del trasloco. Spero che venga fuori qualcosa di bello, di decente, anche perché io vi giuro che adoro alla follia i vlog e i video dei traslochi, cioè penso di averli guardati tutti su YouTube, i miei preferiti li ho guardati anche 5 volte ciascuno, e nel vlog vi faccio vedere anche la fase del riordino della mia postazione skincare e makeup. Una cosa di cui mi sono resa conto, o che meglio, sapevo benissimo, ma che vorrei insomma un po' risolvere, è il fatto che ho diverse palette. Ora, potranno non sembrare chissà quante in confronto a tante altre pazze scellerate come me, molto più pazze di me, però per me sono tantissime. Io di tutte queste sono sia palette occhi che palette viso, ne uso veramente poche, alcune le utilizzo se va bene una volta all'anno, altre le ho comprate, utilizzate, messe nel dimenticatoio e abbandonate completamente. Una piccola premessa che ci tengo a fare è che tutte le palette che vedrete, di cui vi parlerò, sono tutte palette che qualitativamente parlando mi piacciono molto. Come sapete, se un prodotto mi sembra scarso a livello di qualità, quel prodotto non rimane nella mia collezione per più di 5 secondi, perché so già in partenza che non lo userei, e quindi sono tutti prodotti molto ottimi e validi, di ottima qualità. Il problema è che non li uso perché non fanno al caso mio, non incontrano i miei gusti come colorazioni, perché per abitudine, avendo talmente tanti ombretti della stessa famiglia di colore, preferisco usarne alcuni piuttosto che altri, e niente, quindi insomma diciamo che quelle che verranno abbandonate saranno palette che non reputo scarse, ma soltanto palette che non trovano posto nella mia vita di tutti i giorni. Ecco, sapete che io non tengo assolutamente make up per il gusto di tenerlo, mi piace comprare roba, mi piace provarla, però quello che tengo voglio che sia soltanto qualcosa che mi piace, che riesco ad apprezzare e ad utilizzare, perché altrimenti è meglio che lo faccia qualcun altro. Detto questo, io vi ricordo soltanto, se non l'avete ancora fatto, di cliccare qui sotto per iscrivervi al canale, e niente, passerei al video, passerei alle palette. Allora, partiamo dalle classiche, che più classiche non si può, le palette Naked. Dunque, io ho la Naked 1, la Naked 3 e la Naked Hit. Sono già state... ne ho altre? No. Due palette di cui mi sono già sbarazzata nel corso del tempo sono state la Naked 2, troppo fredda per i miei gusti, non riuscivo ad utilizzarla, e la Naked Smoky, idem con patate, colori che non uso e non faceva al caso mio. Rimangono assolutamente la Naked 1, che se non avete ancora comprato dovete correre subito a comprare, perché Urban Decay ha già annunciato che andrà fuori produzione molto molto presto. Qualità ottima, uno spettro di neutri che sono veramente neutri, perché non sono né freddi né caldi, ma stanno proprio lì nel mezzo, ed è una palette che a me piace utilizzare sempre, in ogni occasione, sempre perfetta. Non va da nessuna parte neanche la Naked Hit, piena di questi bellissimi toni caldi, rossi, aranciati, che mi piace tantissimo, ma mi sbarazzo della Naked 3, che ho acquistato appena uscita e che, ragazze, vi giuro, non ho mai utilizzato. Questa palette io non l'ho mai utilizzata. Troppi rosa, troppi toni freddi, non mi stanno bene, non so perché l'ho comprata. Sempre rimanendo in tema di Urban Decay, una palette che invece non va da nessuna parte è questa qui, la Born to Run, uscita recentemente quest'estate. Ha un mix bellissimo di colori caldi, freddi, brillanti, vivaci, accesi, neutri. Secondo me è veramente fantastica, soprattutto per viaggiare, scopo per il quale è stata pensata, ed anche per questo bellissimo specchio gigante. Poi Too Faced, allora parto subito con questa, che è la Gingerbread Spice. È la palette uscita di recente, pochissimi giorni fa, in edizione limitata per il Natale. Ora io la apro e ve la faccio vedere.
Questa è una palette, magari se la giro, che subirà il decluttering. Non l'ho ancora mai utilizzata, l'ho soltanto aperta e guardata. L'ho comprata in un raptus di follie, ma ho deciso di restituirla, di riportarla da Sephora e cambiarla con altro, perché contiene troppi toni rosa per i miei gusti. Non so come mai non me ne sono accorta prima, anzi me ne ero accorta ma ho fatto finta di niente. Riguardandola meglio non mi convince, e visto che sapete che la mia wishlist è sempre infinita, preferisco spendere i miei soldi in qualcos'altro. Tengo invece la chocolate bar, sempre di Too Faced. Questa è quella nel packaging originario, più spesso poi è stata assottigliata. Bellissima, una palette piena di colori neutri che tendenzialmente non sono nulla di che, perché se li guardate non hanno assolutamente niente di spettacolare, però è una palette che funziona sempre, molto versatile, qualità ottima, profumo di cioccolato, e l'ho utilizzata tantissimo. Mi sbarazzo invece della Chocolate Bonbon, sempre di Too Faced, che è fatta un po' sulla falsariga della precedente, ma contiene tonalità un po' più, senza un po' più, più fredde, più grigiastre, più tortora. A parte un colore, che è questo qui, che vi giuro che vorrei poter togliere e tenermi, tutti gli altri sono colori un po' gnè, che alla fine non uso, che ho usato veramente poco, quindi lei se ne va. Se ne va anche, mi dispiace, ma se ne va, o forse no, oddio non lo so, no, se ne va. La Sweet Peach di Too Faced, se ne va o non se ne va? Ma sapete che sono un po' indecisa, vabbè, comunque ve la mostro. Questa è una palette tutta sui toni neutri, ma va, strano, chi l'avrebbe mai detto. Questa profuma di pesca invece che, questa profuma di pesca invece che di cioccolato, e ha queste tonalità bronzo, nocciola, chiare, con alcuni toni un po' più aranciati, un po' più pescati, tra virgolette, e mi piaceva tanto, l'ho usata tanto all'inizio, poi me ne sono completamente dimenticata. Scusate, ho un attimo di dubbio ancora, ci rifletto un attimo, nel dubbio la tengo per qualche settimana e poi provo a utilizzarla e valuto. Un'altra palette di Too Faced che se ne va è la Too Faced à la mode Ice. Questa è uscita per la primavera, no, per l'estate del 2014, me lo ricordo benissimo perché l'ho comprata a Cannes. Colina, carina, c'ha queste belle tonalità, c'ha un packaging molto, molto divertente, molto sud della France, però l'ho usata gran poco. Non mi piace tanto, tutte queste tonalità chiare a me non servono, non le uso, quindi lei se ne va sicuramente. Anastasia Beverly Hills. Di palette di Anastasia io ne ho tre. Una, adesso vi faccio ridere, è questa qui, la Modern Renaissance. L'ho acquistata a New York 2 anni fa, il video sugli acquisti di New York è stato il mio primo video in assoluto su YouTube. L'ho acquistata 2 anni fa, l'ho cercata per tutta Manhattan perché era esaurita e non l'ho mai utilizzata, mai, cioè è nuova, nuova, intoccata. Me ne sbarazzo? Assolutamente no, perché trovo che sia una palette stupenda e voglio utilizzarla al più presto, non so come mai non l'ho fatto prima. Sempre di Anastasia mi tengo anche la Soft Glam, questa è la palette neutra della famiglia di Anastasia, è una bellissima palette di neutri, anche qui principalmente con sottotono caldo, molto versatile, l'ho usata poco ultimamente perché era in scatolata con le altre cose, però è molto molto valida. La mia palette di Anastasia preferita, di cui non mi sbarazzerò mai, è la Master Palette by Mario, questa qui, ed è una palette che non è mai uscita in Europa ed è stata creata in collaborazione con il famosissimo Mario Dedivanovic, che è il makeup artist di Kim Kardashian. Questa palette è pazzesca, io penso che sia la palette più bella che io abbia mai visto, a pari merito con un'altra che vi faccio vedere tra poco. Gli ombretti sono tutti nei toni naturali del bronzo, c'è un grigio, c'è un verde, ma tutti gli altri sono molto neutri. Sono veramente degli ombretti pazzeschi, ogni colore è straordinario e li uso tutti indistintamente. Mi dispiace tantissimo che non sia più in produzione, ma sia stata soltanto una limited edition, quindi le Anastasia rimangono tutte e tre. Poi, sempre parlando di ombretti, abbiamo le mie due palette di Tarte, che sono la Tartelette in Bloom e la Tartelette Toasted.
adoro alla follia la tartelette in bloom, che trovo sia la seconda, anzi la prima pari merito con lei, tra le palette migliori che abbia mai visto. Eccola qua, toni bronzati neutri, la prima riga un po' più fredda mentre gli altri sono un po' più caldi, ottima qualità. Questi invece sono velocissimi, facilissimi da lavorare, perché li prendete, li schiaffate su e giù a tergicristallo con un pennello morbido e sono sfumati, lavorano praticamente da soli, e sono degli ombretti pazzeschi, a me piacciono tantissimo. Una palette invece che non ho utilizzato tantissimo è la palette Tartelette Toasted, questa qui, bellissimo packaging, è la versione diciamo più calda, aranciata e ambrata. Questa palette, come potete anche vedere, ha un tono molto aranciato, ma un aranciato giallo, non so come dire, un aranciato che faccio fatica a portare se non quando sono abbronzata. Ovviamente durante tutta l'estate è stata negli scatoloni, quindi non l'ho utilizzata. Però insomma una palette che devo ancora un po' studiare, che devo ancora un po' capire. Bellissima sicuramente a vedersi, non so se si sposa molto bene con il mio incarnato durante tutto l'anno, quando non sono abbronzata tipo adesso. Però rimane, non va da nessuna parte, rimane assolutamente anche la palette Mixed Metals di Pixi. Questa è una palette bellissima e che ha veramente una pigmentazione assurda. Questi ombretti sono ricchi, intensi, cremosi, sono tutti metallizzati e sono talmente brillanti che sembrano delle pietre preziose, veramente sembra metallo colato, sembra quasi che abbiate un ombretto liquido, tanto sono intensi e riflettenti, sono veramente ombretti pazzeschi. A non andare assolutamente da nessuna parte sono le mie palette MAC. Allora, questa è la palette grande, da cui mancano 4 ombretti che sono finiti qui nella palettina più piccola, quella Travel, che ho usato per tutta l'estate. Solo lei ha usato, solo lei. Io a questi ombretti sono affezionatissima. Avevo un'altra palette di MAC che conteneva tonalità più fredde, di cui mi sono sbarazzata, ma queste non vanno da nessuna parte perché sono le tonalità numero 1. Vediamo un attimo se riesco a dirvi quali colori sono. Allora, questo è Rice Paper, non si vede perché è rimasto praticamente solo l'alluminio della cialda, c'è un minimo di colore qui nel bordo, ma fidatevi, è Rice Paper. Questo è Patina, questo è Soba, Texture, Coppering, questo è Twinks, Deep Damson, Cranberry, io adoravo Cranberry, lo utilizzavo sempre. Sketch, Corduroy, Handwritten. Fatemi vedere solo se quello è Twinks, perché mi è venuto un dubbio atroce. Twinks! Basta, magari me la credo anche un po' meno. Aspetta che abbiamo l'altra. Allora, qui ci sono Antiqued, Bronze, Sable e All That Glitters. Un altro ombretto di MAC che ho adorato la follia è lui, ma quello che ho utilizzato di più, perché ne ho finite ragazze 3 cialde, è stato Satin Taupe. Cioè, ditemi anche voi, vi prego, se vi ricordate di Satin Taupe, perché Satin Taupe è l'ombretto della vita. Anzi, posso dirvi che domani lo vado a ricomprare. Domani lo vado a ricomprare perché sono nostalgica e lo rivoglio. Allora, andiamo avanti. Oh, guarda, un'altra palette di Too Faced. Questa è la Just Peachy Matte, comprata la primavera scorsa, contiene tutte tonalità matte, ha un profumo di pesca piuttosto sintetico e intenso che mi dà fastidio e niente, me ne sbarazzo perché non la uso, l'ho usata pochissimo, 2-3 volte, mi era anche piaciuta, ma alla fine non la uso, un po' per la puzza, un po' per... se ne va. Una palette che se ne va è questa qui, una vecchia limited edition di Claren, era la Pretty Night Palette Sans Couleur. Questa era una palette molto carina comunque, però che alla fine va a finire che non la uso. Mi sbarazzo anche di questo retaggio, non so, del secolo passato, che non so come mai è sopravvissuta per tutti questi anni nella mia collezione. Questa è una palette vecchia come il cucco di Kiko ed è la Color Seduction nella colorazione Sensus Burgundy. La palettina è bellissima, perché me la ricordo molto bene, è bellissima, però ho 200 tonalità come queste, non la voglio più. Me la tengo sempre perché mi ricordo che una volta ci avevo fatto un look pazzesco per una serata, mi avevano fatto tutti i complimenti,
L'ho tenuta per quello, però non l'ho mai più riutilizzata. Mi sbarazzo anche della palettina della collezione Paris Atelier di And Other Stories nella tonalità Top Cherie. Questa è una palette molto carina, molto carina, che però va a finire che insomma non uso mai, sta lì nel dimenticatoio. Sono quattro tonalità brillanti, molto perlate, molto accese. A non andare da nessuna parte questo quad di Chanel matte, sono ombretti interamente matte. Questa faceva parte della collezione Le Rouge numero 1, mi pare, una cosa del genere, una collezione autunnale di un paio d'anni fa, penso che fosse l'autunno 2016, sono quasi sicura, o 17, comunque un paio di autunni fa, un quad 2016, è un quad di ombretti matte, ottima qualità, li ho usati tantissimo e non li abbandonerò mai. Penso che siano diventati parte della collezione permanente, non vorrei dire una stupidaggine, ma un ricordo di questo tipo. Mi tengo stretta anche quest'altra palette di Chanel, ancora la plastica protettiva. Questa è la palette Entrelace, che faceva parte di una collezione edizione limitata, penso per un Natale di qualche anno fa. Neutra, carina, semplice, facile da utilizzare, bell'accostamento di colori, perché c'è un chiaro, un matto, un bronzo, uno scuro e un altro perlatino qua che non so cosa sia, un perlatino pesca, molto carini, li utilizzo. Sono ombretti che utilizzo quando magari sono fuori casa, non voglio portarmi dietro un pataccone di palette così. Non va da nessuna parte, chiaramente, neanche la palette The Dolce Vita di Charlotte Tilbury, bellissima. Non so, non c'è molto che io possa dire a proposito di questa palette, se non che è straordinaria, bellissima, vale tutti i soldi che costa. E non va da nessuna parte neanche questa palette, che io penso di non avervi mai mostrato. È una palette in tiratura limitata, super mega limited edition, uscita per un paio di Natali fa, non mi ricordo male, non l'ho mai utilizzata ovviamente, ma è una palette che non può essere utilizzata, che va guardata e basta. Che meraviglia, eh? Mi tengo invece queste tre palette di Nabla, che sono le tre palette magnetiche, non so, sto tenendo così come una scema, le tre palette magnetiche di cialde di Nabla che possiedo. Questa in realtà è mezza vuota perché ho spostato alcuni colori, quelli che mi piacciono di più, in questa palettina piccola da 4. Se siete curiose, queste sono le colorazioni che ho io. Si nota che c'è stato un periodo qualche anno fa in cui ero fissata con le tonalità del prugna, del bordeaux e tutta la famiglia, tutta l'allegra famiglia. Me le sono riproposte praticamente in ogni palette, ottimi ombretti di ottima qualità, mi piacciono veramente tantissimo, hanno un prezzo contenuto e hanno una qualità migliore secondo me rispetto a quelli MAC, che già a me piacciono molto. On the Road, questo qui, questo bronzo rossiccio, tra tutti è il mio preferito, così mi dovessi incuriosire. Poi ho finito con le palette per gli occhi e rimangono soltanto le palette per il viso. Rimane ovviamente lei, che non è quella di quest'anno, è quella dell'anno scorso, è la palette Ambient Light in Edit volume 3, uscita in edizione limitata per l'inverno dell'anno scorso. Sto aspettando che esca sul sito Sephora anche quella di quest'anno, la Unlocked, che è quella completamente vegan, perché la guanto al volo. Questa è bellissima, mi piace un sacco. Avevo anche quella col packaging in marmo, d'effetto a marmo, la Ambient Light in Edit 2, volume 2 dell'anno precedente, ma me ne sono sbarazzata. Mi tengo assolutamente anche questa, più per motivi affettivi forse che per altro, questa perché me la sono fatta arrivare dagli Stati Uniti e mi è costata tipo come una macchina nuova, perché all'epoca Becca non si trovava in Italia e questa era una palette uscita solo per il mercato statunitense. Questa è la palette di Becca in collaborazione con Jaclyn Hill, che contiene tre blush. Questo in realtà è un topper più che un blush, perché è molto shimmer, e i due illuminanti famosissimi, che sono Prosecco Pop e Champagne Pop, o anzi Champagne Pop e Prosecco Pop. Speaking of Summer, un'altra palette che ho comprato quest'anno e che non va da nessuna parte è la palette, come si chiama? Be a Light, sempre di Becca. Questa è la versione Medium to Deep.
L'ho comprata scura appositamente per utilizzarla durante l'estate perché volevo proprio una palette per il viso estiva, per quando sono più abbronzata. Polvere illuminante, bronzer, cipria effetto blur, un po' un mix, contouring e un blush. Molto bella, molto valida. Ora non la uso più perché mi sono sbiancata chiaramente, quindi non riesco a usarla, ma è un'ottima palette. Se la trovate ancora in giro, agguantatela perché secondo me è molto valida. Poi un'altra palette che si chiama Unfiltered One è questa qui di NARS, uscita in edizione limitata un paio di primavere fa, bellissima. Questo è il packaging, magari se ve lo mostro, eccolo qua, c'era anche una versione più fredda e rosata col packaging rosa. Colori bellissimi, questi sono tre illuminanti e questi sono invece tre blush completamente matte. La qualità delle polveri di NARS secondo me è pazzesca e la uso tantissimo, soprattutto in estate, visto che ci sono degli illuminanti un po' più scuri e che i blush sono belli, belli pigmentati, belli, belli intensi. Ultimissima a chiudere tutto è la palette Ambient Lighting di Hourglass. Questa contiene tre ciprie. Questa qui è la Dim Light, una cipria fissante. Questa è una Luminous Light, perfetta per essere utilizzata come leggero illuminante. Questa invece, che è un po' più calda, che può essere utilizzata come polvere per scaldare il viso o come illuminante quando siete un pochino più abbronzate. Palette molto versatile, molto comoda e pratica e non va ovviamente da nessuna parte. Ragazzi, scusate, mi sono qui in una veste diversa, molto più casalinga. È sera, stavo editando il video e mi sono ricordata all'improvviso che c'erano delle palette che ho ritrovato l'altro giorno sballando uno scatolone che non vi ho mostrato. Siccome non dormirei stanotte a fare un video sulla mia collezione di palette senza mostrarvele tutte, ho deciso di farvele vedere in velocità. Dunque, queste sono tutte palette nuove che non ho ancora utilizzato tranne questa. Questa è la nuova palette Glowing Pretty Skin di Charlotte Tilbury, è appena uscita in edizione limitata. È una palette di polveri per il viso che utilizzo già da una settimana, contiene una cipria, due illuminanti, un bronzer e due blush. È una palette bellissima, le polveri sono delicate, facili da sfumare, è super versatile, perfetta soprattutto per i viaggi e perfetta soprattutto per chi non ha la pelle troppo scura, perché la pigmentazione c'è ma non è pazzesca. Poi, sempre parlando, come dicevo, di palette che non ho ancora utilizzato, ne ho due di Dior della linea Backstage. Questa è la Contour, questa è la Glow Face. Questa contiene tutte polveri illuminanti, questa invece contiene polveri per lo sculpting del viso. Entrambe, assieme a quella di Charlotte ovviamente, non vanno da nessuna parte. Nuova è anche la palette Sun Designer di By Terry nella colorazione IP Chic. Questa era uscita per l'estate, non l'ho mai utilizzata, è un peccato, ma purtroppo veramente avendo messo tutto negli scatoloni io non, quest'estate non sono riuscita a provare un sacco di robe, anche lei chiaramente rimane. E rimane anche la Illum Sheer Trio di Hourglass, questo è il trio di prodotti in crema per il viso, anche lei non l'ho mai utilizzato. Decluttero invece la palette Screen Queen di Zoeva, che purtroppo ha subito un piccolo incidente, non so se si vede, la cialda color bronzo è un po' disastrata, ma la decluttero solamente perché è praticamente identica a questa qui di Dior. Identica, manca un colore ma per il resto è uguale. L'ultima invece che tengo perché non vedo l'ora di provarla, sono molto curiosa, è questa palettina di Chanel che faceva parte dell'edizione limitata estiva, quindi purtroppo credo non si trovi più, ed è la palette Essentielle Été nella colorazione Éclat Solaire. Molto carina, anche qui sono tutti prodotti in crema dalla formula Cream to Powder. Adesso che ve le ho mostrate tutte, vi giuro che sono più serena, sono con il cuore in pace. Bene ragazzi, questo è quanto, la scatola è vuota e posso finalmente rimettere al loro posto, o anzi trovare un posto alle palette sopravvissute e trovare qualcuno che possa apprezzare più di me le palette che purtroppo non fanno al caso mio. Come sempre, ormai è inutile che ve lo dica, nel caso abbiate qualsiasi dubbio, domanda, richiesta, curiosità, qualsiasi cosa, scrivete sotto nei commenti. Non vi dimenticate anche di seguirmi su Instagram, su Facebook, sulle altre mie pagine social che trovate linkate qui sotto, e se non l'avete ancora fatto, cliccate su questo bottone per iscrivervi al canale.